tira fino a un watt, la FC, so che cazzo marca, comunque una F3 mi pare, e F3 Wing con parametro giroscopio, sa il cazzo, R9 Mini Plus, quindi quella con due antenne, e la cam è la iChine 800 e qualcosa, quella è uscita un annetto fa, non è male, è una 800 TQL. Però siccome non voglio più rimanere senza, distruggendo magari anche il prossimo reptile che faccio, beh, innanzitutto ho deciso di comprare questa cam perché non voglio più tagliare tutta la parte anteriore del reptile per poterci cacciare dentro la GoPro, anche perché se mi cade come è caduto l'altra volta, su asfalto o su un terreno duro la disco la GoPro, e la GoPro costa di più. Questa qua, 34 euro, se anche si dovesse rompere, vaffanculo, chi se ne frega, ma fa comunque dei bei video. La sta usando Misclash FPV e fa veramente dei bei video, secondo me, questa cam qui. Comunque, stavo dicendo, oltre a quello ho deciso di prendere altri due wing, altri due tutt'ala, versione plug and play stavolta, alle quali aggiungo solamente, allora, innanzitutto, i due wing saranno gli air wing, uno quello grande da 900, come si chiama? L'air wing, e l'altro il mini, l'air wing mini, tutte e due le versioni plug and play. Sul primo, quindi sull'air wing quello normale grande, voglio montare sempre una KK, quella da 1 watt, la V2 Ultimate, e sempre l'R9 mini e plus, quello con due antenne, e gli monterò però la F411 wing, quella che vi avevo detto già nel precedente video. E intanto facciamo passare questo cazzo di macchine, muovetevi però. E invece come cam, allora, su questo 99% monterò la Foxeer Predator Mini, mentre invece sull'altro ho una cam, una run cam, che spero funzioni ancora perché l'ho tolta dal PUDA perché mi dava dei problemi, ma probabilmente non era la cam che aveva problemi, era l'FC che mi dava problemi sul segnale video. Beh, e gli monterò praticamente la run cam, non è la Sparrow, è la Eagle 2. E niente, però su quello piccolo, sull'Airwing Mini, invece che montargli la KK, voglio montargli la trasmittente video della Matec, la 500, quella che arriva a 500 mW. Allora, tanti dicono che le stesse distanze che copri con la KK le copri anche con questa qua, anche se è a 500 mW. Quindi facciamo un raffronto, farò poi un raffronto 500 mW verso 1 watt e vediamo quale delle due dà problemi sulle medie distanze, tra virgolette. Il tutto però probabilmente riuscirò a finire di fare anche l'ultimo aereo per fine febbraio, perché non riesco a fare tutto adesso. Il kit del reptile l'ho preso e spero mi arrivi i primi di gennaio, quindi che per metà gennaio di riuscire a riprovare a lanciarlo, e poi a febbraio prenderò gli altri due, quindi poi verso fine febbraio dovrei riuscire a finirli tutti e tre. Probabilmente uno dei tre, quando farò il raffronto tra la 500 mW della Matic e la KK, farò bindare a mio fratello con la sua radio il Mini, io userò l'altro, e non sarà a parità di occhiali, a parità di ricevente, perché io ne ho una e mio fratello ne ha un'altra, però proveremo a vedere se riesco a montare, ma non si riesce lo stesso. Niente, faremo comunque una prova a parità di DB
KPI di antenna, diciamo così, tra virgolette, e vediamo quale dei due dà problemi sulle medie distanze, in, praticamente a pari nel, durante lo stesso volo. Cercheremo di volare tutti e due a pari a informazione e vediamo quale dei due romperà le balle prima dell'altro rispetto all'altro. Detto questo, spero che vi iscriviate al mio canale, mi fa piacere, nel senso, sono contento comunque di avere i miei 81 follower. Vediamo questo video qua al buio che cazzo è venuto, se fa cagare, ho parlato 10 minuti per niente, beh comunque poi lo rifarò magari a casa, e niente, dai, ci vediamo alla prossima. Intanto devo spegnere sta cazzo di luce perché non vedo niente dal finestrino di là, quindi va bene. In pratica, da uno distrutto risorgerò con tre wing mid-range.